Bernardo, che i genitori lo sanno. No, no, non è vero, no, no, non è vero. I genitori lo sanno, compriamo anche la carta igienica. Dillo verso lei, non solo da in questi due anni. Ok. Allora, io volevo rispondere a Serena. Anna Maria. No, no, a Serena. Sono la presidente del comitato di quartiere di Torre Maura. Lei comandato lei. Premetto che noi siamo volontari, siamo cittadini come te. Per cui voglio dire, se magari non abbiamo risposto a qualche mail, non è stata per mancanza di volontà, è che purtroppo in questo periodo Torre Maura ci sta prendendo veramente tanto, i problemi sono tanti e corriamo da una parte all'altra del quartiere per riuscire, non dico solo, ad ascoltare la gente. Noi, entrando nello specifico per quanto riguarda la scuola, sono circa due mesi che ogni settimana stiamo davanti alle scuole a raccogliere le firme e sensibilizzare i genitori circa quello che sta accadendo alla scuola di Via dei Corti. Per noi è una grande sofferenza, perché considerate che tutto sommato il comitato di quartiere, da quando è nato, si è sempre battuto per la scuola, per avere le scuole. Noi siamo un quartiere periferico e a maggior ragione abbiamo bisogno di servizi che forse tutto sommato qui sono minori rispetto a quello che troviamo andando verso il centro. I cittadini, è ovvio che desiderano avere nel loro quartiere tutte quelle strutture, tutti quei servizi che sono ovunque, proprio per avere una qualità di vita che sia degna di essere vissuta anche in un quartiere di periferia. Le battaglie che facciamo ogni giorno ci portano a sentire e ad ascoltare la gente, e tutto sommato noi siamo la gente. Io continuo ad essere del parere che la libertà è partecipazione, per cui se abbiamo voglia di esserci e di partecipare, troviamo i canali e troviamo anche, riusciamo ad incontrare persone che ci possono mettere nella condizione di dare il nostro contributo. Per quanto riguarda la scuola di Via dei Corti, allora, noi, essendo un comitato di quartiere, dobbiamo cercare sempre di entrare nel merito delle questioni. Non possiamo limitarci a criticare o ad essere opposizione, punto. Non siamo un partito politico. Abbiamo dovuto studiare quella delibera che ci è capitata, che ci è arrivata sulla testa così improvvisamente da un momento all'altro. Quella scuola già stava soffrendo da parecchi mesi, forse anche da un anno. Si cominciava a capire che pian pianino quella scuola sarebbe stata chiusa, perché mancavano le iscrizioni. Ora, noi avevamo già lanciato un grido di allarme per la paura che poi succedessero cose che sarebbero state spiacevoli sia per i cittadini che gli amministratori. Siamo entrati nel merito della delibera, ed è vero, nel nostro municipio c'è un abbandono scolastico veramente preoccupante. Ed è proprio il discorso dell'abbandono scolastico, sono i nostri figli che arrivati a un certo punto non riescono più ad andare a scuola, o per una ragione o per l'altra, o perché c'è un degrado sociale, c'è un degrado culturale. E quindi è proprio in virtù di quello, questa delibera che assegnava la nostra scuola del nostro quartiere ad un istituto privato, a maggior ragione a un diplomificio. Il diplomificio è contro quello che dovrebbe essere la cultura dell'istruzione. E conoscendo e sapendo quello che stava accadendo, non abbiamo potuto che fare a meno che rimboccarci le maniche e cominciare a raccogliere le firme. Abbiamo trovato qualcuno che ci ha anche detto, visto come stanno le condizioni in cui stanno le scuole pubbliche, ben venga il privato. È vero, le nostre scuole pubbliche stanno in condizioni pietose, e penso che un partito che si propone di essere un partito alternativa deve farsi veramente un esame di coscienza e deve investire sulla scuola pubblica. Noi che non abbiamo
quelle disponibilità economiche che hanno persone che stanno meglio di noi economicamente, non possiamo mandare figli alla scuola privata. Noi vogliamo la scuola pubblica prima di tutto perché è plurale, garantisce un determinato tipo di istruzione, e poi perché pensiamo che la scuola pubblica possa garantire a tutti distintamente, persone di razza diversa, di cultura diversa, un'istruzione che sia uguale dappertutto, ma che sia uguale da nord a sud, ovunque. E purtroppo l'istruzione al giorno d'oggi è frammentata. Ma ritornando nel merito della petizione, noi ci siamo sentiti in dovere, perché non possiamo permetterci, vi ripeto, di criticare e basta. Siamo dovuti entrare nel merito della petizione e studiarla, e non solo studiarla, abbiamo dovuto cercare di capire che cosa aveva più bisogno il nostro quartiere rispetto alla realtà dell'ottavo municipio. E ci siamo resi conto che in ottavo municipio mancano tantissime scuole di istruzione secondaria che siano di formazione professionale. L'abbandono scolastico principalmente avviene perché i ragazzi magari non riescono a frequentare scuole di un certo grado, tipo licei, e quindi improvvisamente si trovano davanti a un muro, escono dalle medie e non trovano l'alternativa giusta. E noi proponendo questa mozione, mozione insomma, praticamente dicevamo attenzione, potete invece di risolvere la questione con un istituto privato, potete assegnare questa scuola a un centro di formazione professionale gestito dalla Regione Lazio oppure dalla provincia. Quindi insomma abbiamo fatto anche delle proposte. Abbiamo raccolto le firme, le abbiamo depositate in municipio, le abbiamo raccolte. Ripeto, siamo volontari, siamo cittadini che rivendicano dei diritti, siamo cittadini che rivendicano dei diritti. E la fa spesa, vero? A fa spesa il sabato non c'è. Serena, scusate. Siamo cittadini che rivendicano dei diritti, perciò Serena, guarda, il comitato di quartiere tutti i giovedì riceve i cittadini dalle 17 alle 19 e si riunisce una volta al mese. Noi valutiamo i problemi che ci sono nel nostro quartiere, poi ovviamente dobbiamo decidere quali sono le battaglie, quali sono le priorità, e in questo momento, allo stato attuale, la battaglia che abbiamo portato avanti è stata quella della scuola di Via dei Torti, e continueremo a portarla avanti.